La figura ed il ricordo di Vittorio Monaco non potevano mancare nella manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Voci e Scrittura in occasione del compimento del 10° anno della sua fondazione. L'associazione ha presentato il suo ultimo quaderno Peligno, il 14°, intitolato La Bellezza. L'associazione nacque 10 anni fa con il nome di Voci di Donne, poi, persa la sua connotazione tutta al femminile, assunse la denominazione di Voci e Scrittura. La Presidente Maria Luisa De Matteis, in apertura della manifestazione, non ha mancato di ricordare Vittorio Monaco, insegnante e coordinatore dell'associazione, fondatore della rivista Quaderni Peligni. Vittorio mise a disposizione dell'associazione la sua cultura, la sua sensibilità, la sua pazienza, incoraggiando gli associati a continuare ed a creare una rivista che finora ha prodotto ben 14 quaderni. Il dottor Marco Del Prete, che in qualche modo ha raccolto l'eredità di Monaco, ha illustrato con dovizia di informazioni il nuovo quaderno presentato al pubblico, quaderno che si presenta con una veste tipografica abbastanza elegante e denso di contenuti culturali, frutto, come di consueto, di riflessioni scritte a più mani. Il tema della bellezza è forse inatteso, ma esso denota, come scrive la Presidente De Matteis, l'aspirazione a trascendere la prosaicità del quotidiano per godere di quanto la natura ed il genio dell'uomo mettono a nostra disposizione ed il fine a cui tendere per elevare la mente ed affinare il senso morale, essendo l'etica conseguente all'estetica. La manifestazione è stata allietata da un valido quintetto, il Bernstein Brass Quintet, che ha presentato un programma di musica classica.